sono una sfollata del palazzo crollato. È la storia di Francesca, abbandonata dopo il crollo, domenica 16 luglio, a Torre del Greco. E la mia storia è che io domenica, quando ho saputo dell'accaduto, non ero a casa. Ho avuto due semplici chiamate dagli assistenti sociali. Una mi diceva, mi chiedeva giustamente come stavo, chi era con me. Io ho dichiarato la verità che non ero a casa, fortunatamente. Poi dopo mezz'ora un'altra chiamata dove mi dicevano, signora, avete dove dormire? Io dissi per il momento no, perché io non sto capendo niente. E chiesi a loro perché, dov'è che state mettendo? Signora, ovunque, anche a Pompei. Nel frattempo ho avuto chiamate da amici, da amiche, familiari, eccetera. Io sono alloggiata a casa di un'amica che si è messa a disposizione su tutto, però non sono stata contattata più da nessuno, sono stata abbandonata in tutto e per tutto. Ho bisogno di medicinali che ho dentro casa e non posso prendere. Ai microfoni di TV City, il racconto di chi, come lei, ha vissuto un dramma, di chi non può ritornare nelle proprie abitazioni per recuperare le proprie cose personali, di chi si sente letteralmente abbandonato dalle istituzioni. Hanno detto che potevamo pigliare le cose, ma hanno fatto tre chiamate sul posto, sono andate in compagnia. In pratica dovevano fare solo dei rilievi, ma ho potuto prendere ben poco. Non ho nulla, sto comprando tutto a spese mie. Io voglio fare un appello al sindaco, che mi deve aiutare a trovare, che c'avevo il monolocale. Voglio un piccolo monolocale, voglio casa mia, i miei mobili, le mie cose. La mia mente non accetta ancora ciò che è successo, la casa che non c'è più, anche se ero in affitto. Si dovevano fare i lavori e là è tutto messo per iscritto. L'amministratore che mi chiama per fare i rilievi, però Brescia non può pigliare niente. Cioè, voglio dire, datemi voi una risposta, ditemi quello che devo fare. Noi abbiamo una vita da condurre, io non la conduco più, sono 8 oggi, 9 giorni, 10 giorni, quanto so. Io non esco di casa da 10 giorni. Ho chiamato personalmente il sindaco, dove mi ha detto dammi 48 ore di tempo e vedo di sistemarti da qualche parte. Dopo 48 ore non ho avuto esito. L'ho richiamato, non mi rispondeva al telefono. Gli ho mandato un messaggio su WhatsApp, dopo un po' mi ha richiamato e mi ha detto io non ti ho abbandonata. Loro sapevano, non si presentava, la maggior parte delle persone proprietarie non si presentavano alle riunioni. Qui ci sono chat, messaggi dell'amministratore di condominio che implorava sta gente. Ci sono state avvisaglie prima del crollo, racconta Francesca. C'erano infiltrazioni e non tutti i proprietari si presentavano alle riunioni di condominio. 4 giorni prima, proprio il padre della ragazza, perché ho avuto un problema io in casa, mi disse, chissà, tu ti lamenti, io tengo l'acqua dentro la casa e non parlo. Proprio il padre della ragazza, c'erano delle macchie sotto al mio soffitto. Infiltrazioni d'acqua. Infiltrazioni, erano macchie, ma io non sono del mestiere, quindi io dico macchie. Sono intervenuti, la mia proprietaria è intervenuta. Tutti i giorni c'è l'amministratore, testimone, chat che io ho con l'amministratore, dove io imploravo di non fare entrare più macchine, che fuori alla mia porta c'era sempre pietriccio, stavo sempre a spazzare e lui mi diceva dammi tempo, stiamo facendo, stiamo vedendo, questi non si presentano. Io dicevo scusate, ma che c'entri, sono in guerriglia, tu a me mi tutte là, che me ne frega, la proprietaria mi si presenta. Insomma, qua la maggior parte delle persone proprietari del palazzo stesso, cioè delle case stesse nel palazzo, non si presentavano alle riunioni. L'ultima riunione è stata 4-5 giorni prima, dove l'amministratore minacciava e faceva bene di mettere tutto in mano alla procura di Torre Annunziata, perché lui non ce la faceva più. Non ce la faceva più, giustamente, quel poveretto, chiamava, ma nessuno si presentava, che l'era cacciato di tasca sua i soldi per fare i lavori al palazzo. Non manca il suo appello al sindaco Luigi Mennella. Io chiedo quello che avevo, un monolocale, un aiuto anche per questi medicinali che io non posso prendere a casa e costano un sacco di soldi, e la farmacia sicuramente non me li dà senza soldi, perché non è che sono sfollata e sono preferita rispetto agli altri.